Buonasera a tutti e bentornati a Blog, i consigli dei nostri esperti. L'argomento centrale della puntata di questa sera riguarda una tematica che noi affronteremo così molto velocemente per sommi capi, ma che è al centro di tante situazioni che si verificano quotidianamente all'interno anche dei nostri comuni. Sto parlando degli incidenti stradali causati dalle condizioni dissestate delle strade che noi attraversiamo. Sull'argomento, infatti, che è stato oggetto di giurisprudenza sia di merito che di legittimità, è intervenuta proprio la Cassazione con una recentissima ordinanza di appena un anno fa che è andata a delimitare ulteriormente quelli che sono i confini di responsabilità dell'ente gestore della strada nella determinazione, quantificazione e riconoscimento del danno da incidente stradale causato da insidie e trabocchetto. Che cosa significa? Significa che la Cassazione ha previsto una serie di condizioni in presenza delle quali viene esclusa la responsabilità dell'ente gestore della strada o comunque viene delimitata con la previsione di un concorso di colpa che si riconosce in capo o al conducente di un veicolo o in capo ad un pedone. Infatti, quando noi percorriamo una strada sia a piedi che alla guida di un veicolo, dobbiamo porre in essere, oltre a quello che è il rispetto della segnaletica stradale presente, anche tutta una serie di comportamenti che si rifanno alla prudenza e alla diligenza del buon padre di famiglia, un'espressione molto generica in giurisprudenza e anche molto nota che sta ad indicare tutti quei comportamenti consoni ad evitare che possa verificarsi un danno. Quando però il danno comunque si verifica, la Cassazione va a specificare i punti per i quali quel danno può essere risarcito e la cui attribuibilità può essere riferita all'ente gestore della strada. Innanzitutto la Cassazione fa riferimento a quella che è la conoscibilità dello stato dei luoghi, distinguendo ovviamente l'ipotesi in cui l'incidente si verifica su una strada normalmente sconosciuta al conducente o al pedone rispetto invece all'ipotesi in cui il conducente o il pedone percorrono quella strada quotidianamente o con una frequenza tale da determinare una conoscibilità dello stato dei luoghi. Questo infatti è un elemento che può andare a delimitare la responsabilità dell'ente gestore della strada. Perché, facendo un esempio, se io percorro tutti i giorni una strada secondaria che so essere normalmente frequentata da mezzi agricoli, da mezzi pesanti e quindi so essere in uno stato di manutenzione precario, non posso addebitare all'ente gestione di quella strada la responsabilità per un eventuale danno causato ad un mio veicolo, ad una mia persona, laddove io non ho utilizzato tutta la prudenza necessaria ad evitare la verificabilità di quel sinistro, di quell'incidente e quindi di quel danno. E questo è un primo elemento che la Cassazione pone per delimitare la responsabilità dell'ente gestore della strada. In secondo luogo, bisogna fare riferimento alle condizioni atmosferiche, quindi di luogo e di tempo che noi stiamo vivendo in quella circostanza. Percorrere ad alta velocità una strada secondaria che noi magari già sappiamo essere dissestata e in più in condizioni atmosferiche avverse non può poi far sorgere la pretesa di un diritto risarcitorio per un danno che ne è derivato, perché a maggior ragione in quelle circostanze noi avremmo dovuto utilizzare un comportamento concludente confacente a quelle che erano le condizioni sia della strada in quello specifico momento, in quella specifica circostanza di stato e di tempo, sia in relazione alle condizioni atmosferiche. In terzo luogo, ancora, i giudici hanno fatto riferimento a quella che è la grandezza dell'insidia stessa, specificando ovviamente in termini spiccioli che una buca grande posta al centro di una strada è sicuramente maggiormente visibile rispetto ad una buca altrettanto magari anche grande, però posta al lato della carreggiata e magari ricoperta di fogname o di acqua piovana. In quel caso la sua visibilità è notevolmente ridotta e il danno che ne deriverebbe sarebbe ovviamente riconducibile all'ente
l'utente gestore della strada, così come la presenza di materiale sulla carreggiata stessa. Del materiale, qualunque tipo di materiale tale da determinare un sinistro presente in grandi quantità al centro di una strada è ovviamente maggiormente visibile rispetto ad un segnale stradale che invece è stato posto in maniera, come dire, un po' inconcludente sul bordo di una strada e le cui sbarre di mantenimento magari determinano un incidente al motociclista che sta passando in quel momento e che non può avvedersi della presenza giustamente di una sbarra di metallo che fuoriesce da un segnale, lo prende in pieno, c'è un incidente e in quel caso c'è la responsabilità dell'ente gestore della strada. Insomma, quello che è il principio generale nella percorribilità delle strade dei nostri comuni, delle nostre città, sia alla guida di mezzi che a piedi, è ovviamente l'adozione della prudenza e della diligenza del buon padre di famiglia, che deve fare adottare tutti quei comportamenti utili e necessari ad evitare il verificarsi di un sinistro. Laddove però il sinistro al tempo stesso si verifichi, la giurisprudenza ha quindi delimitato il perimetro di attribuibilità della responsabilità laddove vi siano delle circostanze che possono determinare un concorso di colpa e del conducente e del pedone. Ad esempio, se una persona percorre quotidianamente un marciapiede che sa essere dissestato, in quel caso la responsabilità dell'ente viene comunque ad essere limitata, a maggior ragione se poi il danno è subito da una persona giovane che avrebbe potuto porre in essere tutti quei comportamenti necessari ad evitare magari una caduta. Ecco che la giurisprudenza quindi interviene a porre una delimitazione delle circostanze che possono farsi valere in ordine al risarcimento del danno per incidente stradale da insidia e trabocchetto. Ovviamente bisogna porre sempre la massima attenzione proprio per evitare di trovarsi in situazioni che possono essere particolarmente spiacevoli e per la nostra persona e per il mezzo che stiamo conducendo. Quindi conoscibilità dello stato dei luoghi, assolutamente, particolare attenzione dovuta alle condizioni atmosferiche nel momento in cui noi percorriamo la strada, differenza di situazioni se la strada è stata percorsa di giorno o di notte e ovviamente la maggiore attenzione in situazioni di particolare rischio. Io per questa sera termino qui, vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi auguro una buona serata, arrivederci.